Martina e sono quella della libreria divisa per colori. Questa per intenderci. Benvenuti sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, perché questa location storta e in particolare con una Stitch? Allora, perché è giunta finalmente l'ora di questo benedetto e santissimo bookshelf tour. Quindi io non mi dilungherò troppo e partirò. Partirò e vi farò vedere la libreria. Partiremo da sotto e arriveremo a sopra. Questa è la prima, ci sono due carrellini e c'è un'altra in pratica, sono piena di libri. Molto probabilmente alcuni libri non ci sono perché il secondo e il terzo di Better li ho prestati a una ragazza, cioè a un'amica qui in zona. Uno ce l'ha mia mamma e basta, questi sono quelli che non vedrete e niente, quindi iniziamo subito. Pronti, partenza! Partiamo da qua sotto, vi ho illuminato la libreria, vi faccio una piccola panoramica da sopra, eccola qui, lì c'è la ring light e quindi noi partiamo da questo mulino qui. Abbiamo Dance of Bull 2, non ho il primo, tutta la saga di Betrayal, cioè di Erika Van Zin, di tutta la della Roadies series, Complice come la neve e Taste Me, che tra l'altro non è più disponibile in questa versione qua perché presto approderà in libreria. Strangerly Mine, Dangerous My Wrong Love, che è rovescio, False Boys, che è la prima generazione della Fall Away, Capital S, Good and Monster di Hope, Tiffany Wright con The Red, Affliction, Aspetta con me, Rosso Fatale, Ricco Sfondato, sono tutti di Hope. Qui abbiamo la Fall Away nella ristampa, che ovviamente è stata una collaborazione con Newton, Bally Until You e Rival, e poi questo è Falling Away. Ecco, questa parte qui, a parte quelli di Hope, li ho letti tutti praticamente, in realtà parte di quelli di Hope li ho letti. Ecco, cercherò di fare presto perché è tanto lunga, però niente, se siete qui vuol dire che amate il bookshelf tour, quindi portatemi, cioè sopportatemi. Dicono e Jared della Scalmazzi, 50 sfumature di grigio, grey e darker, e poi invece ho rosso e nero, sono nell'altro, in altri, come si dice, scompartimenti, perché avendo la divisa per colori si fa così. Poi The Big Skate e Shout Out, questo è il prequel e questo è il romanzo vero e proprio. Qui abbiamo I'm Sorry, il coso, facciamo finta che mi ami e io non esisto, come che se, vabbè, comunque il titolo è questo, ogni volta lo sbaglio, della Marcotti, Almeno tu, Eternal Damnation, il primo e il secondo, questo è Piovuta dal cielo e Ti amo come il primo giorno, Banned Love, Axe della Diamante, Hard della Rizzi, Tutte le volte che vuoi di Enrico Gagliano, Crown of Lies. Poi c'è, abbiamo questi di Brick Knight che sono Invisible e Unbreakable, e qui abbiamo Runner Art di Isabella Vinci. Proseguendo da questa parte abbiamo Kami Blue con Le stelle non fanno rumore, Tainted Love, Mr. Romance, La Caruso con Le ferite originali, la saga di Bad Stars di Mag, che è bellissima, dovete leggerla. Poi questo, che libro è? Ah sì, Il codice della rosa di Lara Day, dopo lo sistemeremo. Programmata per tradire, un atto sublime, sono erotici stupendi di Anna Rinaudo, non sono più disponibili in questa versione, sono inafferrabile e indelebile. Qui invece abbiamo Il soldato divenne ciò per cui era nato di Olivia Ross, Never Never, Offline 2 che non ho ancora letto, Il grande magazzino dei sogni, carino, molto bello. Poi abbiamo The Best Player, The Friend Zone e The Game, The Fake Game di Irene. Ho cercato i tuoi occhi di cosa? Raffaella Franceschini. If You Love Her, che non è più disponibile, uscirà in libreria prossimamente. La Kennedy con Appuntamento a mezzanotte, Ti ho incontrato a mezzanotte, e qui abbiamo Birdie Girl della Douglas,
lad urbano con quella vita che ci manca. Il problema è che ti amo dell'Armentrout, LA Cotton con Non spezzarmi il cuore, Amore più uno della Pratelli, Fame d'amore, Inevitabile, Gianna Gabriella innamorata di te e Lorena Nigro con Il silenzio dei tuoi occhi. Proseguendo per di qua abbiamo Margherita Pani con Sei il mio pericolo, la saga Kiss Me nella versione rigida, è una cosa introvabile al giorno d'oggi. Poi qua sotto invece ci sono le tre novelle che non vi tiro fuori di Bianca Marconero, e qui c'è tutta la saga di Ashley Jade, la Royal Heart Academy, Better e gli altri due che mi mancano, appunto, che ho prestato. Poi sapete che comunque non mi sono piaciuti e li trovate qua comunque, però li ho. Kiss Me Back to Life di Kat Sherman. Poi abbiamo la Marconero con Un maledetto per sempre, Claire Dee con Love or questo qua, non so mai pronunciare, e Harper McKenzie con In Your Eyes. Tra l'altro questo rimane il mio preferito di Harper. Proseguendo per questo secondo scappo, cioè seconda riga della libreria, abbiamo tutta la bibliografia, si chiama bibliografia, non lo so, comunque tutti i libri di Avalon, il tranne Voglio averti che sta qui sopra. Comunque abbiamo Io voglio lei, Lei lui vuole me, Dear Wicked Teacher, Taboo, Hot Stuff at Wedding e Last First Kiss. Qui abbiamo Rita Nardi con Libri come la neve, e qui abbiamo tutta Laura Rocca, quasi, perché alcuni sono in un altro scompartimento. Allora, Alchemic io ce l'ho nella versione vecchia, invece tutti questi sono nella versione a colori, stupendi, e ho anche No Strings Attached nella versione rigida, Respirami nella versione rigida, stupendo. Poi abbiamo Volevo solo sfiorare il cielo della Ciompi, bellissimo, Se amate gli MM, questo dovete assolutamente recuperarlo, è Young Adult, ve ne innamorerete. E qui invece abbiamo Love Hollywood della Gilmore, bellissimo, commedia romantica stupenda tra l'altro. Proseguendo di qua, io finirò la voce alla fine di questo video. Allora, se amate, no, non è propriamente dark, Loving the Game di Nicole Teso, molto molto bello, La regola dell'amico della Calligan. Poi qui abbiamo La Doe con Un bacio per dimenticarti, per ricordarti, questo non mi è piaciuto, Sulle note di noi due, bellissimo, Il duca di Manhattan, Per caso per amore, Per gioco per destino, Il diavolo veste nero, Brava bambina, questo dovete assolutamente recuperarlo, è stupendo, Sacrificio di Adriana Locke e Touch di Sonia Gimor, tra l'altro l'ho amato. Poi passiamo di qua con Simona Lacorte con Hidden by Me, no, By the Night, scusate, Jessica F con The Darkest Side, ho amato questo libro, Lost Soul, poi abbiamo Carellata Scalmazzi con Lost Soul, poi Always You Without You, Logan e Cuore contro Cuore, gli altri sono da qualche altra parte ma ci sono, la trilogia di Innamorata di un Angelo nella versione rigida delle vecchie Anagramma di Newton, quindi proprio quelle grandi, e qui abbiamo Alicia Marcotti con Shameful. Proseguendo iniziamo col colore azzurro, abbiamo The Shadow of You di Alison Taylor, Idol, questo io l'ho amato, cioè è uno dei libri natalizi più belli che abbia mai letto in tantissimi anni, Un grammo di felicità al giorno, è tipo un calendario dell'avvento, c'è il video comunque linkato, ve lo lascio linkato, Sarah Morgan, scusa, ma Fuga dal Natale, poi abbiamo Complicated Love e Complicated Xmas, che sono due MM di Anna S, non mi hanno fatto impazzire, però sono molto molto carini, insomma, se cercate qualcosa in un troppo un po' complesso, Il sapore delle nuvole di Trisha Weir e due novelle di Bianca Marconero, insieme a questi due suoi romanzi, ovvero Le nostre prime sette volte di Lola Pioggia, la Ferraro con Scegli me nella versione pubblicata da Le Flores, la casa editrice, insomma la primissima. Proseguendo da questa parte abbiamo tutta, no, me ne manca uno forse, Autumn mi manca, no? Cioè, no, forse me ne manca uno. Vabbè, comunque, la saga della Season in Love della Leone Fasola, molto bella. Poi abbiamo Collide di Alice Dissi, Il confine di un attimo, la serie dei Rickson Rider, quella principale. Questi due MM insieme, Io più te della Kennedy Bowen, stupendi. Il portiere di Amy Downes.
Qui abbiamo invece, voi non lo vedete, ma è Garnet di Elettra Miles e Mend di Kirvin Wilson, ma c'è anche il suo primo libro, che vedete che è il secondo, ce l'ho da un'altra parte. Qui abbiamo Trisha Weir con Make a Difference, Gioco d'amore, Liam della Scalmazzi, Laura Rocca con Love Challenge, la Marcotti con Double Match, la Gilmore con Triplo Axel e la Rose con Il suono della pioggia e Carola Rifino con Tutta colpa di Penelope Lane. Proseguendo da questa parte abbiamo, ho già perso la voce, Azzurra Siqueira con Se mi vuoi provaci tu. Poi abbiamo Some Girl Do, bellissimo, è un FF questo. Poi Ancora una volta con te, Baciami ancora, non proprio un colpo di fulmine, questi sono degli storici, è una serie, la The Regency Romance Trilogy. Poi abbiamo Felici contro il mondo, Dear Love I Hated You, non l'ho ancora letto, Sotto il cielo d'agosto di di Roberta Pesce, molto bello. Respiro solo se tu ti sento. Poi abbiamo La Cherry con Un posto accanto a te, Stringimi a te di Sara Maestri, La Simmons con Il cavaliere d'inverno, Da Roma alle stelle di Giorgia Fiorella, stupendo, Devil, Blue Devil di Nusia, dovete leggerlo, Tutto il buio nei miei giorni nella versione rigida, che praticamente ad oggi è introvabile, e accanto a lui abbiamo Sua Maestà, Oggi sarò tempesta, e infine Cross the Line della Diamante. Passiamo ai verdi, anche se comunque di azzurri, cioè dovrei andare di là, ma vabbè, facciamo così, sono più comoda perché ho fatto tipo la serpentina, ho fatto così, vabbè. Allora, proseguiamo con La verità del caso di Harry Quebert, I'm the Queen, che è la trilogia della Royal Love Series di Mag. Poi abbiamo, tra l'altro non si spilano neanche sti libri, anche Il vento profuma di te di Benedetta Cipriano, stupendo, mi è piaciuto moltissimo, diverso. Questo che è uscito, madonna, ho il singhiozzo, raga. Ok. Più forte di ogni addio. Poi abbiamo Katie Moran, che è il secondo della The Regency, La ragazza dal vestito blu di Sperling. Questa è la serie che prima vi ho fatto vedere, il quinto libro del portiere. Questa è tutta la serie di Amy Domes sugli Harris Brother, e sono praticamente la sfida, la resistenza a rendersi dominare, e c'è il portiere, che è il terzo libro sostanzialmente, che è in mezzo qua, insomma. Poi qui abbiamo Come un temporale estive, Nusia con Un mese per, questi sono Una partita per due, Baci alla ciliegia di Anna Catmore, Condannati, la Singhi con Schiavi delle sensazioni, mi ispira tanto, e la Ney con The Learning Hours. Qui invece abbiamo Colleen Hoover con Tutto ciò che sappiamo dell'amore, Adriana Capogrosso con La pazienza della lucertola e Monica Peccolo con Il mare guarisce. Proseguendo da questa parte abbiamo Un amore di Cupcake, tra l'altro penso non sia neanche più disponibile, è vecchissimo. Questo libro, Another Love di Scarlett Riz, che è introvabile in questa versione perché uscirà per Newton Compton. Poi Sarah Morgan con Un'estate a Parigi, Anchor di Hazelvania, Crashed Ice di Lorella Diamante. Poi questa è... non si sfidano. Simona Soldano con Il bosco dei segreti... Ah, madonna Martina, Il borgo dei segreti intrecciati. Eccolo qui. Come in un attimo di Holloway, Annalisa Nordi con Destini incrociati, Colleen Hoover con Losing Hope. Poi abbiamo Una zebra a pois di Giulia Barucco, c'è anche il primo nella sezione rosa, dopo ve lo faccio vedere. Questa è una parte di I Love Shopping, che è tutta divisa. Alessia Gazzola, Ladro Gentiluomo, uno degli ultimi, se non, no, il settimo della serie dell'allieva. Mir Sbatticuore cerca casa, bellissimo, ho letto in luna di miele. It Start With Us, la Tattoo Series, il volume unico. Daphne Ali, il suo romanzo d'esordio, come quella cosa lunghissima che vedete qua, ve lo faccio vedere. Lui, ecco. Poi abbiamo Lorella Diamante con
One More Chance, Anima e Cuore di Simona La Corte, il quarto di Innamorata di un Angelo, che è uscito dopo anni. Qui abbiamo Che fine ha fatto Caterina, Un amore da principianti, e questo è uno degli ultimi che ho recensito, Amore proibito sul ghiaccio di Ava Every. The Fine Print, di cui trovate la recensione su YouTube, in questo canale da qualche parte. Nicholas Sparks, l'ultimo che ho letto, perché la sua scrittura negli ultimi anni non mi piace più come prima. Questo qua infatti non mi è piaciuto. Noi due come in un sogno. Abbiamo La Score, questo qua non mi è piaciuto. Harry X, nemmeno. Però sono collaborazioni, quindi non le ho date via. Colpa delle stelle, Rosso, Bianco e Sangue Blu, la versione da collezione. Poi questo è un romanzo forbidden, tra l'altro, tra due fratellastri, ed è Le affinità alchemiche. E poi c'è Ti prenderai cura di me di Arianna Bonati, che è un mattoncino, e lo lasciamo stare perché sennò non riesco più a tirarlo fuori. Se non spacco la tavola, proseguiamo da questa parte con Elsie Silver, Senza Limiti, che è il secondo della serie, stupendo. Se non avete recuperato ancora la serie di Elsie Silver, dovete assolutamente provvedere. Poi abbiamo questo qui di Sperling, avevi detto che era per sempre, Ugly Love, il secondo della Royal Earth Series di Mag. The Studying Hours, di Sara Ney, di Letta Marcheggiani, il primo e il secondo, cioè... sono autoconclusivi, ma questo è il primo che ha pubblicato, questo è il secondo. Jersey Six, Come la prima volta, Infamous, la saga di The Kissing Booth, The Love Hypothesis, Dai tuffi al cuore, Come acrobati sul mare, Qualcosa di simile alla neve di Federica S. Rossi, Elveret Ann con Feeling Blue e Valentina C. con Insegnami a rinascere. Poi abbiamo l'ultimo della McQuire, uscito per Garzanti, ancora un disastro. Questo me l'hanno regalato anni e anni fa, ed è lui, Un semplice gesto di tenerezza, molto bello, me lo metto qua per non solo. La purpura, tutto il tempo la trilogia, ho anche gli spin-off da un'altra parte. Questa è sempre una serie storica. Poi forse ci ritroveremo, La sindrome di Didone 1, Voglio averti, quello di Avalon che vi ho mostrato prima, il secondo del Cavaliere d'Inverno, la trilogia Ogni attimo, di Enola, di Noemi Antonelli, Brick Knight con Broken Heart, Andreozzi Vescera con Colpo di fulmine da Arroz, bellissimo, Un tiro dritto al cuore, la Love Match di Paola Gianninetto e Oltre le regole di LA Cotton. Io ho il terzo e il quarto volume, mi manca il primo e il secondo. Qui abbiamo Stranger di Fran Art, e L'estate nei tuoi occhi, no, L'estate dei bravi ragazzi di Camilla Gracciotti, sono due MM Young Adult stupendi, Blake della Palmanara e Stand By Me della Marco Nero, e qui abbiamo la novella di Natale della Scalmazzi, che è infilata qua dentro e che non tiro fuori, se no non si esce più. Oh, adesso finalmente mi alzo in piedi, possiamo proseguire. Ho troppi libri, raga, mi rendo conto che ho troppi libri quando faccio questo video. Allora, la serie verde della Jaylin, alias l'Armentrout, li ho trovati su Vinted durante la pandemia. Poi Paola Chiozza con La chimica dell'amore. Poi Non aver paura di Vanessa Barbuto, bellissimo. Susanna Tamaro con Il vento soffia dove vuole, Hit and Match, Earth on the Road di Trisha Weirne, Mille baci da Dio di Vanessa Sorbrero, Dox e Fox di SM Lumetta di T-Hope e Un pozzo di speranza. Tra l'altro questo libro mi è piaciuto da impazzire. Questa è la Kinsella, Ellen Wang con The Kiss Quotient, bellissimo, Lucy Scorra, Come se tu fossi mio, ancora un po' di Charlie di Melissa Pratelli, edito Dark Zone, è l'unico uscito in casa editrice, gli altri sono tutti in self-publishing. Poi ho messo a posto la sedia, Barring Sand della Ferrari, che dovrebbe essere il secondo se non... erro, mi pare di sì, il primo da qualche altra parte. Poi questo non l'ho letto, adesso scrivo e poi tu all'improvviso. Qui abbiamo Frida e i cavalli di Ennenau, Le parole che ho trovato per te di Alessio Tavino, Bad Habits. Poi abbiamo Una ragione per restare, ho anche gli altri due da qualche altra parte nella libreria, L'infinito tra me e te della Zapata, When September Ends della Musella, Paola Chiozzola, vabbè, non ce la posso fare,
chiozza con la formula della trazione, bello arrogante, della Swan. Stupendo, questa serie dovete recuperarla. Trovami il sole, trovami nel sole di Silvia Montemurro. Io vi se sbaglio i titoli, perdonatemi. Allora, non è detto che mi manchi della Marco Nero, Cuore di neve della Marco Nero, la Gilmore con The Coach, Ti amo e lode il secondo, Tell me a secret di Trisha Weir, L'amore che resta di Rita Laura Del Conte. Questa autrice io la adoro, mi piace da impazzire come scrive. Susanna Tamaro, Va dove ti porta il cuore, Il suo sorriso migliore di Alma De Luz. E qui ho la Soldano con Come anima mai, ma ho anche l'edizione edita Hope. Poi proseguiamo questa parte con Il mondo in una stanza, Per il tuo nome soltanto di Arianna Di Luna, Tutto ciò che sei, Raphael de Lavanzin, questo è la Pratelli, questo è Un'estate dopo l'altra, Cooling Over con Maybe Somedays, La Armas, che non mi è piaciuta, facciamo finta che mi ami, La The Regency di Sarah McLean, il terzo della Matching. Poi qui abbiamo L'Armentrout con Amarti è solo l'inizio, Prometti che resterai, Alessia Gazzola con L'allieva il quarto, Vanessa Vescera, La luna alla finestra, parla del lockdown, bellissimo, stupendo, una storia d'amore meravigliosa, Gianna Gabriella con Il primo e il secondo, Lotterò per te e L'unica per me. E qui, metà sono storti, vabbè raga, portate pazienza. Allora, L'atelier dei sogni, La vita da sposa, la sindrome di Didone 2, La ragazza dell'atelier Rosen, 10 cose da seguire per non farselo sfuggire, L'amore 2 porte più in là, Musica per un giorno di pioggia, Come neve d'estate che non ho letto, e questo sì l'ho letto, Kennedy Ryan il terzo, c'ho anche il primo e il secondo, Brucia per me, bellissimo, lui è un pompiere, Cam della Scalmazzi, Croce Delizia di Laura Rocca, Cooling Over, Tutto ciò che sappiamo su noi due, Elena Wang con The Year of Principle, vabbè, L'ipotenusa dell'amore, insomma, ecco, parliamoci chiaro, adesso io li tiro fuori, poi non riesco più a rimetterli, vabbè, lo rimettiamo qua. Poi Misconduct della Pratelli, e qui abbiamo Il segreto di Sissi di Emily Pigozzi, Ti scrivo una canzone di Daniela Volonté e Marianna Zapata con Questa nostra stupida canzone d'amore. Proseguendo per di qua, raga, siamo a metà. Ho perso la voce. Allora, qui abbiamo 50 sfumature di rosso, Lorenza Gentile. Io questa non riesco a tirarvi fuori i libri perché non si tirano fuori. Lorenza Gentile con Le cose che ci salvano, La Kinsella, La Kennedy con La De Campus, Cecil Berthold, Ti amo ma non posso, Carlotta Pugi con La melodia delle piccole cose, Molly McAdams con Ti lascio ma restiamo amici, non ha l'happy ending, sappiatelo, però è stupendo, uno dei libri più belli che abbia mai letto, Susan Elizabeth Phillips con Glitter Baby, La Calligan con La partita vincente, Noemi Antonelli con Ogni libro che parla di noi, Alessandra Starr con Come due spine, qui abbiamo la serie di New York di Cassandra Rocca, Tutto il mare nei tuoi occhi della Ciompi, La purpura, lo spin-off della serie Tutto il tempo, e qui abbiamo Laura Rocca con La scoperta del vero amore e L'amore è un disastro sotto l'albero. Proseguiamo. Ho bevuto, mi sono idratata. Allora, questo è Dream Kiss di Bianca Marcoriero, l'ultimissimo che ha pubblicato, tra poco esce, ok. Poi qui abbiamo The Bride Test di Ellen Hoang, La Pratelli con la serie Strong, con la trilogia Stronger, e Fino a Marte Ritorno di Anna Nicoletto, Marianna Zapata con Luna e le bugie, Out of Time della Salvini, Break Me Down della Marcotti, Marlon della Cipriano e della Donovan, Una ragione per vivere, che è una trilogia. Qui cosa abbiamo? Abbiamo Marzia Siciliano con Dove ti nascondi, Collisione di cuori della Meloni, Paola Chiozzola. Oh, cioè, no, è che Paola Chiozza, La teoria della rivalità, io unisco queste due robe.
Alma Velati per la piccola libraia, Cipriano Bonizzi con Wild Dance, Perdutamente Tuo, Laura Corbino, Easy Love della Varese, questi due non mi sono piaciuti, la serie So Scared di, cioè che è So Scared, So Wicked e So Twisted della Marino, e poi qui abbiamo la Cotton con la Wicked Bay 4 e la metà di noi di Ella Sarip, tra l'altro qui come ho detto prima mi manca l'uno e il 2. I primi due della Silver, quindi Senza Regole, no, questo è il primo, questo è il terzo, della Silver, L'Eredità della Kennedy, qui abbiamo Love Defiance della Rocca, Amore Regole di Ida Jones, il compositore di Sogni Infranti in questa stupenda versione che non si trova perché finirà in libreria con Newton, quindi non ce n'è più disponibile, The Place della Gilmour, Martina G. Daisy con Un Romeo in Blue Jeans, la Gilmour con Endless Game. Questo è l'ultimo di Marianna, di Eleonora Cicariuso. No, raga, no. Cioè, non ce la posso fare. Questo video sarà praticamente i bloopers. Vabbè, portate pazienza. Tra ieri e domani nella Armentrout, Molly McAdams con La mia fantastica scelta sbagliata, Daria Torresan con Sound of Silence, questo è Quanto dura per sempre il secondo della Matching, Cipriano Bonizzi con questo è solo Cipriano con Abbracciami ogni notte, qui Cipriano Bonizzi con Baciami sotto la pioggia, qui abbiamo Losing Hopeless che è il secondo della dilogia, insomma, della Over. Qui abbiamo Ellen Wang, l'altra versione. Qui abbiamo Confess, la Claypass con Magia di un amore. Qui abbiamo Allison Taylor con Tutte le cose che non so di te. Questo non ho letto di Allison. La Kinsella, poi Ilaria Mann, Alexandra Rose, Sara Manzone con Bloodbird e Corinne Miles con tutto l'amore che provo. Qui abbiamo La Peccolo con la trilogia del tempo, 1-2, l'altro è da qualche altra parte, ah sì, l'altro è rosa, è sopra. Poi abbiamo Rachel Van Dyken, una complicata storia d'amore, questo l'ho amato, non vedo l'ora di recuperare anche il secondo, Valentina Torchia con Io al posto tuo, questo è Per sempre tu della Scalmazzi, Per un giorno soltanto della Fratelli, Federica Bosco, questo è stupendo, è uno dei più belli che abbia mai letto quest'anno, bello, 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 volevo solo prendere il cielo, cioè, bellissimo. Questa è la serie Soul, il primo di Kennedy Ryan, questa è la Ney con The Coaching Hours e The Falling Hours, sentite il mio inglese come suona bene, e questa è The Lightning Hour, che dentro c'è anche la novella dei Teaching. Terra che dolore che tace, adoro, bellissimo. Questo, Il filo rosso del destino di Rita Laura Del Conte, e tra poco arriva il mio preferito di questa autrice. Parole che non so, Edith Words. Poi Il suono del vento, la novella di Alexandra Rose, la trilogia Uno splendido disastro, questa è tutta la serie Boston, quindi Molly, Delia e Harper di Anna Rinaudo, Dancing in the Dark di Molocco Blaze, il primo della serie Royal Love Series di Mag, Alice di Sì con Hurricane, La meraviglia che le stelle separa, questo raga, cioè io questo è wow. Il signor Efrem Kruger, Behind di Monique Shishi, Eppure cadiamo felici di Galliano. Poi qui abbiamo sempre Sarah McLean, questi non si tolgono raga, Sarah McLean, no, Katie Moran con la The Regency Romance Trilogy, cioè capite? Poi Non so perché ti amo e Non tiro giù, avanti che si è rotto qua, vabbè, non guardate, Dr. Dream, aspettiamo il quarto, Castiello, tiralo fuori, Colin Hoover, questo è un ricordo che parlerà di noi, è stato ristampato con la copertina azzurra e i fiori, è All Your Perfect, La trama dei sogni di Emily Pigozzi, Federica Leone con il vicino, qui abbiamo Mia suocera è un mostro, Una ragione per amare, Ti amo per caso, Un diamante da Tiffany, Broken Play, che Jess Libri ha detto che è stupendo, devo leggerlo, Holly Jackson con Come uccidono le brave ragazze, questa abbiamo Stefania Crepaldi, Valentina D'Urbano con Tre gocce d'acqua, questo mi attira tantissimo, Come stelle cadenti a Broadway e una novella di Aurora Rose Reynolds, sempre qui abbiamo qualche novella, se non casca tutto come ogni volta, Paola Chiozza con La matematica del cuore, se non erro, sono topata, sì.
Poi Sei tu che alzi la temperatura di Cristina Foresta, Cassandra Rocca con Sotto le stelle di Parigi, Il primo dell'allieva e Cercami nel vento di Silvia Montagna. Proseguiamo da questa parte con Never non perdermi a un metro da te, The Dead Romantics, Ho baciato Sara Wheeler, poi Backstage, la vecchia versione, Priceless di All'amor, Stare Fall della Calligan, La Peccolo con Il senso interno al primo volume. Questo è un retelling stupendo dell'Amleto, che è Non dubitare mai del mio amore, Il ragazzo perfetto e Il ragazzo dei sogni. Se cercate dei Golden Boy, questi due libri fanno al caso vostro. Ancora una fermata, Sua Maestà, Love on the Brain. Sono pazza di Jason Thorne, che non mi è piaciuto. Come per magia tu, Senza fare rumore, guardate che cioè, bellissimo, di Alessia Iorio. Qui abbiamo invece La Vescera con Quando la neve finirà, i primi tre della serie Black Hearts di Simona Lacorte, e qui un piccolino Tutta colpa di Joker. Poi abbiamo Sono diventato manoscritto di Ilaria Cabras, Tutto l'amore che voglio della Michaels, L'ultimo bacio di Bianca Marconero. Poi abbiamo Ascoltami, incontrami, Sweet 16, che per me è stato un no, Il significato della parola fine, A un passo più vicino, che non mi è piaciuto neanche questo, Joel e Shu di Laura Nottari, Cose che teniamo solo per noi, mi ha stupito, Stammi lontano, Rosso, bianco e sangue blu, la versione Hope. E poi ci sono io, che non mi è piaciuto, Bloody Sky di Bianca Ferrari, che video dicevo l'altro è in giro più sotto, Sofia Rives con Ribes, con L'amore torna sempre, La Iorio con La Columbia e Imperfetti. Poi abbiamo Monica Menin con Adesso è perfetto, che non è più disponibile in questa versione, Like You Love Me, che è un French Lover molto bello, di Morte d'amore della Crepaldi, e due Queer. Uno è Un compleanno ancora, l'altro è Il mio nord, stupendi tutti e due. Mirt, Sbatti cuore, che è il primo della Clayton, peccato che non abbiano portato il resto della serie. Un maledetto lieto fine della Marco Nero, All'amore bastano 5 minuti di Laura Rocca, Dammi mille baci, Offline come in un film, Kat Sherman con Più di ogni altra cosa al mondo e Trisha Weir con Letter to Love. Qui abbiamo Giorgia Fiorella con Gocce di lacrime e sangue, Geografia di un dolore perfetto, Raccontami in silenzio, It End With Us e Magnolia Parks, La regina Carlotta, I Love Shopping a Hollywood, L'amore per sfigati, La Soldano in versione Hope. Qui abbiamo Alessia D'Ambrosio con la serie Music, quindi Don't Let Me Down, Let It Be a Yesterday, Io Tell Chaos di Joyce Madness, poi The Final Down e The Second Match della Catocci, Holly Jackson, questo devo ancora finirlo di leggere, Secret Love e Wasted Love di Alessia Iorio, stupendi. E qui abbiamo Lorella Diamante con Game Over e 50 sfumature di grigio, quindi quello sotto era quello che ho sbagliato. Poi abbiamo The Blackmail e One More Episode, Dear Love I Hated, I Hate You, Afterburn After Sex, poi abbiamo Resti di me di te e quel che resta di noi, Dear Ava, Ti odio con tutto l'amore che ho, Idem della Coraline, L'estate dei segreti perduti, Hai il mare dentro, Ti amo e lode, Per sempre noi di Simona Lacorte, che è questo qui, La Scalmazzi con Remember Me, con Le ti sfido a vita, uno dei tanti dell'allieva, Il rumore dei tuoi passi della Durbano, L'Eloisa con Invisible Sun, Pretty Enemy della Calligan e Pretty della Shen. L'ultima riga della grandissima libreria, vabbè, ho messo le serie perché non le avevo ovviamente. Allora, proseguiamo. Allora, qui abbiamo Becoming di Michelle Obama, che ce l'ha papà, sotto c'è un altro libro. Poi abbiamo Beyond e Alice DC con Magnolia e Blossom, Connor di Giulia Ungarelli, che non è più in questa edizione, non c'è più in questa edizione, I Love Shopping, questa è la novella di Cosa, di Alessia D'Ambrosio. Qui abbiamo L'universo nei tuoi occhi della Niven, Nemici in diretta di Brooklyn, In Love della Bowen, e abbiamo Volevo solo te di Susy Tommasiello, Lara Day con Intrigo divino, Tutto quello che odio di te. Questi hanno cambiato cover, ma sono quelli di Ungarelli e J.S. Clark, I Love Shopping, lo spin-off che vi ho detto prima della Purpura, e qui abbiamo La Gazzola,
Corrente improvvisa e Mille canzoni d'amore. Questa è una Milke Doney, non so pronunciare il nome dell'autrice, che è lei. Qui abbiamo Ella Sarip con la serie Marshmallow. Poi, se riesco a non cadere, ok, se riesco a non cadere, qui dovreste vedere, allora, sempre La Kinsella, La carezza del cielo, L'infinito tra me e te, A Country Affair della Mackenzie, L'altra metà di te di Olivia Ross, Perfect Love di Simona Lacorte, Holly Jackson con Il secondo, Braccialetti rossi, Elena Tinelli, Un albero cresce a Brooklyn, poi abbiamo Bianca Marconero con L'ultima notte al mondo, questo è Il bistrò della speranza, Cross My Heart di Kat Sherman, Rewind, Tienimi stretti gli amici, sempre di Kat Sherman, adesso hanno cover diverse. La Teso con Dove inizia la tempesta, Quando le foglie cadranno, mi ha deluso tantissimo, cioè mi aspettavo tutta un'altra roba. Questo Il genio della musa, questo dovete assolutamente recuperarlo, cioè assolutamente. Anche questo, Rapsodia dei dimenticati, io li ho amati questi due libri. E qui c'è sempre La Gazzola con Costanza, non so quale sia il primo e il secondo, perché il terzo l'ho letto in digitale quando potevo. Elisa Gioia con Hurricane, la serie, però non ho la novella, e Indelebile. E qui ci abbiamo anche The Golden Boy. Questi sono La Svan e Anna Premoli, vedete i titoli qui, Pretty Devil di A. Icudil e La Nicoletto con Gli effetti collaterali. Proseguendo da questa parte, abbiamo il terzo di Paulina Simus, Il Cavaliere d'Inverno. Questa è una novella di Rugiada Zori e Vanessa Vescera, Le ossa della principessa, abbiamo Cime tempestose, La Nicoletto con Amici, nemici e vicini, Love Affair sempre dalla Nicoletto, La Marcotti con Solamente tu, Strange e Secret Love. Qui abbiamo sempre L'allieva, questo è Per sempre tua, Kate di Nicole King, scritto nelle stelle della Scalmazzi, Katiuscia Salvini con Se amore sono guai e Champagne, carote, tacchi a spillo, e sempre qui abbiamo Nora Stevens con Principessa ma non troppo e Jim Pancake e Voli pindarici. Poi abbiamo Bianca Marconero con Un altro bacio ancora, Anna Nicoletto con Office War, Costanza, il secondo se non erro, La storia che volevamo, e poi abbiamo Train Work Crash, Car Crash di Opedizioni e Two Minute Warning. Infine, per completare questa libreria, abbiamo l'ultimo scompartimento. Se vi interessa, qui ci sono tutte le cose del mio matrimonio. Mi interessa? Probabilmente no, ma le ho fatte io e ve le faccio vedere lo stesso. Andiamo all'ultimo scaffale, sono principalmente libri Always e Hope. Abbiamo La Calligan con Sweet Enemy, il finale di questo mi è stato in culo in una maniera incredibile. Due sotto lo stesso tetto, Now or Never e For and Ever, Non sei il mio Romeo, The Love Post, La Daniels con Sweet, questo in mezzo c'è Grey, non so perché. Poi abbiamo tutta la saga di Todo Santos, quindi Devius, Vicious, Scandalous e Rucus, L'amico del cuore, Lo schema del gioco, Brooklyn Nights che mi ha deluso, questo che non ho ancora finito di leggere, della Shen. Qui abbiamo Pezzi di noi e Pezzi di me di stessi Mary Brown, Là dove nasce l'infinito, che l'ho trovato un po' confusionario, peccato. Qui abbiamo La Canterbury con il settimo, se non erro, no, questo è il primo, e poi qui c'è tutta l'altra serie della Canterbury che io consiglio tantissimo, soprattutto se amate lo spicy, è una serie stupenda. Bene! Ok, quindi dicevo, questi due carrellini, adesso vi mostro i libri. Partiamo da sopra, allora di solito qui, aspetta che ho la luce, qui di solito c'è un po' il casino perché ci sono i post-it, il libro corrente, porta libro cartaceo, la rivista Romance e i capitoli in anteprima di Elisa Gioia, che devo ancora leggere. Poi passiamo, allora, andiamo col carrellino bianco intanto, dai, facciamo questo, poi faccio quello nero. Allora, mi piego, nel senso scendo. Abbiamo questi libri, li ho letti tutti. No, questo no, in realtà. Allora, La storia di noi due, Verso il frastuono del caos, Sporche bugie, Brusca caduta, Ghosted e Asip, bellissimi questi due. Per sempre tuo, Damian, che dovete leggere per forza,
perché se lo leggete dovete leggerlo dopo per sempre tua Kate. Tre piccole bugie che non mi è piaciuto tantissimo. Zero assoluto, corpo vincente, pazza di te, vicino a te, ritornello, il terzo della Soul, Pain di Ashley Jade, Unbroken e Fuori Tempo. Questo è bellissimo raga, stupendo. Poi Ira, lussuria, orgoglio e invidia di Jennifer Miller. Se amate gli MM non potete non leggere Al tuo fianco in ginocchio, tra l'altro anche Forbidden, Cruel King, Priest, Messa e Sinner. Questo mi ha stupito tantissimo, non pensavo. Il ritmo, questa tra l'altro è tutta una serie che è Il ritmo perfetto e Cuore in tempesta, Il sentiero felice, Colpo in canna e Amata da un cowboy. Quindi ecco, passiamo di qua. Questa volta facciamo da sotto a sopra. E aspettate un attimo però, perché non so. Ah no, qua dietro non ci sono libri. Ok. Ho libri ovunque raga, ormai non so più dove metterli. Allora, questi non li ho letti tutti, praticamente neanche uno. Allora, Lucky Penny, benvenuti a Sugar Town, buon soggiorno a Sugar Town, Olivia Hale con Billion Dollar Enemy e Beast, il volume 2 dell'Alla fine di noi della Wicked, un amore virtuale, tutti i ranocchi di Manhattan, Difficile da amare di Sarah Ney, The Rose di Tiffany Rice, Tempesta, Revive, Letale e Impetuoso di Nina Levine, Paura di volare, Paura di cadere di S.L. Jennings. Proseguendo qui sopra abbiamo Band, che è il secondo, no è il primo, il secondo era lì, più che dirvi, Ovunque ci porti e Scritto nelle cicatrici di Adriana Lockhead, Harry Potter, e qui sopra abbiamo Sempre per sempre di Kindle Alexandre, Il favore che bellissimo, Scritto nelle stelle della stessa autrice, Lucky di Karin Adams, Grip and Steel di Kennedy Ryan, e questa è la trilogia di Giuditta Ross, che è, i titoli sono loro, sono troppo lunghi. Però io devo anche girare questo carrellino perché abbiamo libri anche qua dietro. E i libri qua dietro sono Le luci da esterno. Allora, Boyfriend Material, Binding 13, Before the Sunrise, Martina Pirone con Un'estate al mare e The Lay of Game. Qui sopra invece abbiamo Icebreaker, che sapete già cosa ne penso, non serve che mi dilunghi più di tanto. L'edizione del film di Rosso, Bianco, Sangue, Blu e Night of Amber. Questo libro io l'ho amato alla follia, se amate i suspense dovete leggerli. E infine, ma non importanza, abbiamo Disegnami ricordi di Tricia Weir e Facciamo finta che sia solo un gioco, oltre che a The Icebreaker. E per questa parte è finito. Ma ben trovati, se mette a fuoco. Allora, questa è la seconda parte di libreria. Come potete vedere è giorno, perché dall'ultima clip in realtà sono passate 48 ore e niente, sto registrando che è pieno giorno, invece l'altro l'ho registrato in piena sera. Allora, cadrà il... cioè qui c'è la roba da stirare, ma è una casa come un'altra, quindi... Partiamo da sotto e poi andiamo sotto e sopra, è sempre divisa per colori, quindi è tutto dista. Vabbè, partiamo. Allora, Wrong di Valentina Ferraro. Io ho la versione self e non li ho tutti, mi mancano gli ultimi tre, e Cruel, che l'ho venduto perché non mi è piaciuto. Poi qui abbiamo After, li ho tutti e cinque. La Zanetti, il primo l'ho letto, il secondo e il terzo no, che tra l'altro c'è il terzo e poi il secondo. Shelter, Le ali della vita, Come una piuma sull'acqua, questo è lui. Vuoi sposarmi? Poi abbiamo Quel magnifico bagliore nei tuoi occhi e Nicola Sparks. Da questa parte abbiamo Dirty Notes, aspettate che impugno meglio la macchinetta. Questo è un raccontino di Monica Peccolo. Qui abbiamo Sei il mio danno della McQuire, Penelope della Maizza, che non so neanche se sia ancora disponibile. Ogni respiro, Se non ci fossi tu, Natalia Notting, Ti prego lasciati odiare, Odiami come io ti amo, Insieme siamo perfetti, che sarebbe Punk 57, La distanza tra me e te, Non è Natale senza di te,
Until Series della Reynolds, e questo è il primo, il Duca e Dio della Queen, che tra l'altro di questa saga ho solo lui. Proseguendo per di qua abbiamo Susan Elizabeth Phillips con Una scelta impossibile, Royal Teen, qui abbiamo un raccontino, L'amore sa dove trovarci, qui abbiamo Silvia Gaiar Giannati con La mia crush una canzone, La Corvino con il suo romanzo esordio, La vita in due, La rivincita siamo noi, Mille pezzi di me e di te, Breve storia di due amiche per sempre, Un adorabile bastardo, Un regalo perfetto, bellissimo, se amate le storie ambientate nel periodo natalizio, Sai tenere un segreto della Kinsella, Dove soffia il vento di Cinzia, La comare, e Suddenly You di Harper McKenzie. Qui abbiamo Carpe Diem di Monica, no, di Chiara Dalla Monica, Colazione da dersi, e questo è Un amore su misura, stupendo tra l'altro. Qui abbiamo Chiara Giacobelli con Un disastro chiamato amore, Misty e Candy della Red Hook, Innamorarsi di una stella e Una stella nel mio cielo, che non ho ancora letto ovviamente. Qui abbiamo la Cronover con l'altra parte della serie, della Tattoo serie, Il quinto di After, la Cherry con L'amore arriva sempre al momento sbagliato, e Mia Another con Come petali di ciliegio. Abbiamo questa trilogia famosissima, Sex or Love di Flavia Cocchi, letta ancora quando ero adolescente, l'ho recuperata in cartaceo, a me è piaciuta molto, ma l'ho letta quando ero adolescente, Drogata di te di Sofia Blake, poi abbiamo Come finiscono le favole, il linguaggio segreto dei fiori, Gli effetti speciali dell'amore, La moglie del califfo, Ci vediamo a casa, Tutta colpa di un americano, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Petali e spine, Star e Rain di Alba De Angelis. Qui sopra abbiamo la Abstance, la trilogia Abstance della, mi pare, no, vabbè, comunque questi libri della McGuire, quelli piccolini, Ragazzi selvaggi, bellissimo, Issue di Bianca Ferrari, After, aspettate, Pazza di te, che è il seguito di Drogata di te, Me lo dice il cuore, Noi siamo infinito, ti amo già da un po', Amore, zucchero e cannella, ho il tuo numero, never non amarmi, e Portami con te quando te ne vai. Tra l'altro sono bellissimi gli ultimi due. Tutto il buio dei miei giorni nella versione quella lì di Pickwick, o anche quella rigida, ve l'ho fatta vedere con l'altra libreria. Un regalo da Tiffany, Innamorarsi a New York. Poi Wings di Valentina Ferraro. Manuela Ricci con l'Arlington Prep, questo è il volume 2 ma ho anche l'1. Ti amo, ti odio, mi manchi, Dalla mia finestra, che non mi è piaciuto per niente, I colori, 100 colori del blu, stupendo, Tre volte te di Moccia, e Il primo ultimo bacio, che muore qualcuno in quel libro, non l'ho ancora letto, l'ho detto proprio schiettamente. Poi abbiamo After, il primo di Anna Todd, ovviamente, come avete potuto vedere, La rosa del califfo, che è il secondo della moglie del califfo che avevamo trovato qui. Poi abbiamo Bugiarde Nate, che è il seguito di L'estate dei segreti perduti, Sofia Ribes con Fino all'ultima canzone, Mael, Ho voglia di te, Brutte cattive, Brutte ricche cattive, l'edizione vecchia della trilogia Hopeless, poi Un diario di lettura, La Kinsella, poi abbiamo Tina Sulas, La logica delle vite parallele, Cielo doppio, ma mi è ingaggiata l'autrice quindi li tengo, Tre metri sopra il cielo e Viaggio di notte senza nozze. Siamo quasi giunti alla fine, quindi abbiamo Scusa ma ti voglio sposare e Scusa ma ti chiamo amore, sta qua. Poi qua abbiamo His Voice di Sofia Cole e Da ciao ad addio. L'Arlington Prep volume 1, Shopping da Prada, Appuntamento da Tiffany, L'uno uragano in Batterdali, La moglie del serial killer, Sissi, La luce, Una luce oltre il buio, Il diario di Buenos Aires, Una rockstar tutta mia, poi abbiamo Silvia Day e Orgoglio e pregiudizio, e anche Jennifer Breda con Il sogno di Eleanor. Ultimo scaffale, poi faccio le considerazioni finali. Allora abbiamo Call Me Devil di Sofia Ribes, Gang di Marilena Barbagallo, questo è quello di Lorena Nigro e Teresa Di G, che è Stranger, non scherzare con il fuoco, non riesco a pronunciare l'altra parola, poi Stack di Marilena Barbagallo, Regalami una favola, Scelgo te,
Oltre Ilenia Bellezza con Oltre il confine, Scusa ma ti chiamo amore, Senza tempo di Tiziana di Francesco, Beauty la trilogia e Non chiedermi di restare.